Ciao a tutti da Non Solo Anima TV, siamo qui all'undicesima Eurotas Conference a Milano con Marlene Silvera. Buongiorno Marlene. Buongiorno. Puoi dirci giusto due parole su di te e sul tuo lavoro? Il mio lavoro si basa sulla conoscenza delle forze della natura e la stessa forza della natura in me. Questo mi permette di cambiare stato di coscienza, andare da uno stato di coscienza ordinario del quotidiano ed essere in contatto con le forze di Dio che è in me, che è quella che guarisce. Questo che ci hai appena detto per te è il transpersonale, o che cos'è per te il transpersonale? Il transpersonale sta al di là, no, degli archetipi, questi archetipi così forti, così importanti nella nostra vita, questi Esciù, questi diavoli, ma anche il suo opposto, che è proprio Dio che è lì, no? E che dà la forza per andare oltre, che è l'unità. No? Quando io sono nell'altra parte, separo, non so restare, può essere devastante, c'è il dolore, ma all'interno, ma sapendo che io sono nella luce, ho queste forze, tutto diventa unito, tutto passa attraverso, io osservo e questo c'è la trasformazione, c'è il transpersonale. Io cambio il trans da un trans malato di dolore, di sofferenza, a un trans, non direi di gioia, ma di serenità, sì. No? Dove poi incontro la gioia, incontro l'unità, l'amore. Ieri ho assistito durante al tuo workshop all'incorporazione del Preto Velho. Puoi dirci qualcosa sul tuo rapporto col Preto Velho? Quando sei in questa dimensione straordinaria in cui la tua energia, il tuo spirito, che è energia pura, si apre, si forma questo uovo di luce, io posso andare a trovare i talenti. E i talenti, uno dei talenti è quello di essere irradiata, o incorporata o avvolta da un'energia così superiore come quella del vecchio saggio, e quindi in questa dimensione io parlo. Ieri ho assistito al tuo workshop e ho potuto notare una maggiore ritualità che tu utilizzi rispetto ai cerchi di guarigioni messi in atto da Pierluigi Lattuada. Inoltre, quando hai parlato delle persone che vengono da te nel tuo studio e che dicono devo dimenticare la mia testa, devo dimenticare la mia mente, tu rispondi loro che anche la testa è importante perché è un dono di Dio, la mente, la testa. Più volte invece durante alcune sedute individuali che io stesso ho avuto dal dottor Pierluigi Lattuada, l'attenzione veniva focalizzata quasi esclusivamente sul cuore come centro di guarigione, lasciando da parte i pensieri e la pesantezza della testa. Ecco, a questo punto la domanda che ti porgo è se all'interno della biotrans energetica si sono delineate due tendenze, due scuole di pensiero, di guarigione, e se tra loro due c'è un punto di unione. Il punto di unione è che la tradizione antica nutre quella moderna, come ho finito le mie parole per finire questo momento bello con voi, ma soprattutto che coi pensieri è importante, perché io osservo i pensieri in me, osservo cosa mi sta attraversando e lì posso poi accedere al cuore. Ok, grazie. Qualcosa da aggiungere? Da aggiungere che io amo la vita. Bene, grazie Marlene.